anche l'edizione 2022 del Festival Selvatica, che si tiene a Biella fino al 26 di giugno, viene dato grande respiro alle arti classiche e a quegli artisti che, appunto, alla natura si dedicano da tempo. Le arti classiche l'hanno fatta da padrone fino all'arrivo della fotografia e sono state testimoni e motivo e strumento di diffusione delle grandi scienze naturalistiche. Ma cosa hanno potuto fare gli artisti nell'ultimo secolo e mezzo per riuscire a dare ancora voce a questa fonte di ispirazione così fondamentale? Bene, lo hanno fatto mantenendo il loro ruolo di testimonianza, ma anche sviluppando la interpretazione di quello che vedono. La prima degli artisti che vedrete in mostra è Silvia De Bastiani, acquarellista, che è la tecnica con cui si può lavorare in plein air, è in grado di rimanere ore all'aperto e di rappresentare i grandi orizzonti e le vette del nostro arco alpino, da occidente ad oriente. La capacità di rimanere per molte ore in plein air le consente di dare vita non solo a quello che vede, ma anche a ciò che sente, al cambiamento di luci, al cambiamento di atmosfera, al cambiamento di emozioni che nel corso delle ore della giornata evidentemente possono affastellare una mente accorta come quella di Silvia De Bastiani. Ma nello stesso tempo anche la capacità di ascoltare l'intimità e quell'introspezione che può avvenire nel guardare l'infinitesimo piccolo stando ore abbracciata all'interno di un bosco. E di questo in modo particolare, soprattutto negli ultimi anni, è capace di raccogliere la luce e di filtrare quelle che sono le aperture, non solo estetiche, ma evidentemente anche mentali, che arrivano attraverso ciò che vede. Ad affiancare le opere di Silvia De Bastiani c'è un'artista italo-americana, Jessica Carroll, che attraverso la scultura cerca di dare forma ad alcuni grandi eventi che avvengono normalmente in natura. Tendenzialmente è affascinata dalle grandi masse di animali che si spostano nel globo per riprodursi, per vivere, per morire o semplicemente per trovare cibo. E uno degli affascinanti episodi che avviene nella nostra terra è il movimento che fanno le anguille per riprodursi, che ogni anno si portano nel mare dei Sargassi per riprodursi e poi ritornano nel luogo d'origine. E lei lo fa con dei materiali nuovi oppure anche con dei materiali classici come quello del bronzo, in modo particolare quando tratta le api su cui lei lavora dall'inizio della sua carriera, oltre 30 anni fa, a cui riesce a dare appunto grande forma attraverso dettagli, ma anche alveari o grandi armi.